A Torino, nella sede della Polizia Municipale, il sopralluogo delle commissioni di legalità e per opportunità, alle sale di audizione protetta presso il nucleo di prossimità del Servizio Sicurezza Urbana. Nell'ambito dell'appuntamento Violenza di genere, sicurezza urbana, esperienze, nucleo prossimità. Cosa è successo esattamente questa mattina? Beh, quest'oggi, dopo un invito formulato tempo addietro alla Commissione Legalità permanente del Comune di Torino, i consiglieri componenti di questa commissione sono venuti a farci visita per osservare l'impegno che il corpo impiega nelle attività di contrasto alla violenza di genere, alla violenza nei confronti delle donne, alle attività illegali, criminose compiute anche nei confronti dei minori. Per questo il Corpo di Polizia Municipale di Torino si è attrezzato già da molto tempo di due salette dedicate all'ascolto, all'audizione protetta, in un caso soprattutto dei minori, quindi una saletta dotata di tecnologie che permette attraverso la partecipazione in remoto anche di soggetti dell'autorità giudiziaria o comunque soggetti competenti in materia di esaminare le dichiarazioni del minore in modo il più possibile realistico e rendendolo asettico e privo di turbamenti che invece normalmente potrebbero essere accompagnati a un'audizione non protetta e quindi non con quegli accorgimenti necessari. Altrettanto il corpo si è dotato, grazie anche soprattutto alla Soroptimist, associazione Soroptimist, che ci ha consentito l'allestimento di un'ulteriore saletta di audizione protetta, in questo caso più però destinata all'ascolto delle donne vittime di violenza. Si è parlato anche di sicurezza urbana. Sì, anche di sicurezza urbana, perché senz'altro uno degli aspetti relativi alla violenza di genere si incardina nella sicurezza urbana. La sicurezza urbana però è un concetto molto più ampio che comprende in sé molte altre forme di devianze, criminalità o comunque di disagio presente nella città e oggetto di attenzioni da parte del corpo. Cosa si sta facendo nell'ambito della sicurezza urbana? Domenica scorsa c'è stato un fatto di cronaca in via Carcano. Sì, uno degli ultimi fatti, ci riferiamo senz'altro al delitto compiuto presso il mercato del libero scambio, questo va anche oltre la sicurezza urbana intesa in senso tradizionale, perché è una vera e propria forma di criminalità. La presenza è fondamentale, la presenza è la cosa principale, sulle strade, in mezzo ai parchi, fra la gente, attraverso il servizio di prossimità. E cioè in quel nucleo che ha fatto del metodo di prossimità il suo cavallo di battaglia, che dimostra come l'intercettazione spesso delle attività e dei disagi preventivamente possono evitare un'escalation pericolosa e magari anche fatti più gravi, come a volte può capitare nell'ambito anche solamente delle liti condominiali. Intervenire preventivamente, cercare di ricomporre i conflitti con il giusto intervento e il ripristino della legalità può impedire evoluzioni anche più drammatiche delle vicende.